Vieni di calcio 5. No, dai, fate sto semi. Però che bello! 5 a 2. Io penso mai come oggi il risultato sia più che meritato, perché Livorno ha giocato in maniera ottima, esagero e per sicurezza lo dico mai. Però ha giocato veramente, veramente bene. Giocatori che si trovavano, movimenti giusti, passaggi giusti. Boh, poi per l'amor di Dio, i classici errori ci sono stati, ma de Io veramente ho visto Livorno veramente, veramente de bello. Cioè, per quanto riguarda soprattutto quello che ultimamente, tralasciando diciamo questo inizio del campionato, ci ha fatto vedere. E per altre cose, oggi ovviamente Livorno è stato sferico, stellare, vai, chiamiamolo così. E appunto, il risultato direi forse beh, il 5 è un po' troppo ampio, però. Vedendo un po' come saranno, diciamo, compromessi, vale osi, perché fino al 35esimo del secondo tempo vincevi 3-0, giocavi in maniera tranquilla, te la gestivi bene, in tempo, in un minuto, nemmeno in 2 minuti, in un minuto, che 2 minuti sarebbero stati poi, figurati in un minuto, cioè la partita è completamente cambiata, perché questi hanno fatto, ora sinceramente non so come sia andata l'osa, però insomma, se è stato wow, gol di qualcuno, insomma, 3-1. E tu azione dopo 3 a 2, nel senso, fino a quel momento una partita gestita grande è stata una promessa, appunto. E poi vabbè, meno male, comunque siamo riusciti poi a riprendercela, appunto, facendo il quarto e il quinto gol. Comunque, parliamo un po' della partita. Allora, come ho già detto, Livorno per il mio ha giocato veramente, veramente bene. Come ho già detto, il gioco c'era, la prestazione è stata ottima. Credo che non ci sia da dare, diciamo, da premiare, vai, mettiamo così, un migliore in campo e tantomeno da screditare il peggio in campo, perché credo che la squadra oggi veramente non metto quei gol presi da maniera stupida da babbei, perché comunque sì, è vero, è stato un po' da tra virgolette da coglione prendere due gol così. Tralasciando sto Sevilla, credo che la squadra la prestazione sia giri per me il 6 e mezzo 7, mettiamolo così, perché veramente io penso che nessun giocatore oggi abbia sbagliato qualcosa, ripeto, a parte i classici errorini che comunque ci possono stare, e tantomeno credo che nessun altro giocatore si sia, diciamo, superato in confronto alla squadra. Però parlando proprio di singoli, credo che oggi, cioè, la cosa che mi ha reso abbastanza felice è stato il fatto di ritrovare Lucci, che tralasciando il gol, oggi veramente. Personalmente l'ho rivisto un po' come me lo ricordavo, come mi garbava, perché penso che mai come oggi Lucio abbia giocato bene, soprattutto per quanto riguarda quest'anno. E appunto sono veramente contento. Spero che non sia stata una partita, ma purtroppo anche merda, però la voglio di Spero che comunque sia stata una mossa che in futuro possa diventare continua. Se non un po' appenato, ma va bene. E poi un altro che oggi mi ha garbato tanto, anche se all'inizio era un po', tra virgolette, un po' sbandato, è stato Lambrughi. Oggi Lambrughi è garbato veramente tanto, perché oltre al fatto di giocare nei tre dei difensori, perché comunque ormai il modulo è quello, è diciamo il 3-5-2. Sì, vabbè, magari qualcuno che fa qualche movimento di troppo, però il modulo, la regola è 3-5-2, nonostante appunto Lambrughi giocasse nei tre difensori, addirittura si è reso in maniera, come si può dire, intelligente, no? Mettiamola così, anche si è reso appunto in maniera intelligente anche per quanto riguarda l'attacco, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che comunque, ora magari mi spiego male, però ci provo. Diciamo non è stato solo in difesa, nonostante sia stato solamente in difesa, e quando è salito non è salito in maniera sgarbata, in maniera stupida, nel senso è stato sempre bravo a non salire troppo, a tornare e fare sempre la cosa giusta. Spero che avete capito cosa volevo dire. Comunque, e quindi diciamo che Lucio e Lambrughi oggi mi hanno veramente sorpreso, e come direi a tutta la squadra, perché veramente buonissima prestazione, ripeto, sono contento. Mi hanno fatto un inquilino, sì, sul 3-2, però andava bene così. Poi ho contro il Bari, che il Bari credo che ora come ora sia, tralasciando la partita per loro, quella di oggi, una delle squadre più pericolose del campionato, perché è una squadra che ha giocatori validi, di solito, anzi la maggior parte delle volte non gioca
un brutto calcio, anzi, per quanto riguarda la Serie B gioca abbastanza bene. Vabbè, poi vabbè, l'andata, se non erro, ci si perse. Quindi, dai, è vero, sono contento. Contento, il risultato molto ampio, il risultato, ripeto, più che meritato. E niente. Oh, una cosina sola che volevo aggiungere, fra l'altro, per quanto riguarda i singoli, tra una discorso di prima. Vantaggiato qua, cos'è, il 12° gol, stanno, ora non vorrei dire la cavolata, però, insomma, vantaggiato. Guarda Danielina, di solito le statistiche riportano che lui dopo la metà dell'anno, nella seconda parte, di solito peggiori un pochino, però oggi, ha dato del suo, bene, meno male. Così come ha fatto anche Luchino e Siligardi, che oggi mi garbava tanto e purtroppo per lui ha finalizzato poco le occasioni che ha creato, e fra l'altro sono state parecchie, e anche lui oggi spero che non sia stata una partita, ma che possa iniziare un periodo di buone prestazioni come quella di oggi. Sono contento che abbia fatto gol Maicon, perché Maicon secondo me è un giocatore lì che si deve giocare tutte le partite quasi, perché comunque non gioca male né per quanto riguarda la zona difensiva e né tantomeno in attacco. C'è un giocatore che fa tutta la fascia e sono contento. E poi parlando di cose che diciamo mi devo un po' informare, innanzitutto Djokovic, ho visto che è uscito per far entrare Viaggiante, che fra l'altro non ha giocato nemmeno male lui. E, cioè, sono curioso di sapere cosa ha fatto. Spero che non sia niente di grave, perché Djokovic, nonostante anche lui non sia costante, però è un giocatore che fa sempre comodo a centrocampo. E poi una cosa che ci sono un po' rimasto, perché penso che da tutte le volte che ha giocato, se non erra, è sempre tra il solare o quasi, è Moscati, che oggi non ha giocato. E niente, sono curioso di sapere come mai non ha giocato. Brutto da dire, però diciamo alla fine l'assenza non è stato assolutamente un peso, anzi, però Moscati a me è un giocatore che è giovane e mi garba, cioè, intanto come giovane mi piace, e nulla. Spero che sia stata una sorta di, tra virgolette, turnover per quanto riguarda le decisioni di Gelain, perché comunque Moscati non è un giocatore che è valido e va sfruttato. Comunque, niente, così. E no, il video di ormai diciamo finisce lì, perché non c'ho di altro, cioè che li ha giocato in maniera molto molto positiva e appunto buona, non ottima, per rimanere sempre, per non esagerà, però mi ha garbato tanto. E a parte questo, appunto, non ho di nient'altro. Sono contento tanto, meno male siamo rifatti dopo la brutta, perché è stata brutta prestazione contro la Latina della scorsa settimana. E niente, spero appunto. Non dio niente, trovartelo dio, ho portato merda, trovartelo l'ho detto, ho portato fortuna, quindi sto zitto e niente. Dai, Livorno, andiamo avanti, Crediamoci, mettiamola così. Ovviamente, questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Una cosina sola, prima di lasciarvi, che alla fine non ho fatto una cosa che volevo fare, perché comunque ammetto che non ho avuto il tempo. È stato in quel discorso del calciomercato. Allora, il calciomercato, cioè, Livorno ha fatto qualche acquisto che non mi ricordo di più quali sono stati, a parte quelli che magari sono andati in campo, tipo Pires. Poi ho visto che ha preso uno giovane dalla Fiorentina, e insomma ha trattato un po' di questa. Se vi sono sincero, non mi sono informato del tutto su gli acquisti e le cessioni del Livorno, però vi posso dire, per chi non lo sapesse, anche se credo che ormai sia una cosa pubblica, e lo dico uguale. A livello di cessioni, una che so, che sono da sapere, è quella di Cutolo, che se non erro è andata alla Virtus Entella. E appunto per questo io brevemente volevo dire il mio pensiero su questa cessione. Innanzitutto, sì, mi dispiace, perché comunque Cutolo era un giocatore che tecnicamente faceva molto comodo a noi, però allo stesso tempo sono tra virgolette contento, perché magari hanno più possibilità di giocare giocatori che secondo me sono sempre validi, come può essere Tonga, Labino, anche se oggi non ha giocato, e magari dare più fiducia a Jaren, che nonostante l'abbia criticato tutto l'anno, ultimamente invece mi sta sorprendendo parecchio, perché secondo me migliora tanto. E niente, appunto, diciamo, come ho già detto, dare più spazio a questi giocatori qua. E poi vabbè, a parte il fatto che
se la formazione rimane questa qua, ovvero 3-5-2, c'è anche, per quanto riguarda il reparto offensivo, c'è anche uno spazio in meno, perché prima bisognava a 3 e ora gioca a 2. Quindi anche sotto questo punto di vista lì è, tra virgolette, un bene. E quindi appunto, nonostante mi dispiaccia, perché ripeto, Cutolo non tanto per noi, ma in generale, secondo me è un giocatore degno per la categoria, ovvero per la Serie B. Però diciamo che sotto altri certi punti di vista, diciamo, è meno brutta, cioè è sempre stata meno brutta la sua cessione, ecco, mettiamola così. E niente, via, questa è una piccola parentesi che ci tenevo a dire, anche se magari potevo, ammetto, potevo magari informarvi di più. E se così eventualmente dovessi scoprire qualcos'altro a livello sempre del mercato che c'è stato, quello invernale, ve lo farò sapere però nel prossimo video. Lo so, qui se si va avanti così si finisce, magari vi racconto del mercato a aprile, però vabbè, io quando so qualcosa ve lo dico. Vabbè, detto questo, quindi niente, ci rivediamo al prossimo video commento. Non dico niente, come l'altra volta. Speriamo. Boh. Vabbè. Ciao a tutti, vai che è meglio.